David Lebro, consigliere metropolitano delegato alla pianificazione territoriale e urbanistica. Oggi un convegno sul piano strategico della città metropolitana, l'approvazione del quale compete appunto all'ente di Piazza Matteotti. A che punto siamo? Sì, una giornata importantissima perché si è fatto il punto con le realtà sociali, imprenditoriali, universitarie. Purtroppo viviamo un momento di grande ritardo, non solo per l'approvazione ma anche per lo start-up di quello che è la costruzione di un piano strategico. Oggi c'è stato un grido di allarme, i territori non possono più attendere quello che di fatto è l'atto costitutivo della città metropolitana, che è il piano strategico. Quello che ho chiesto oggi durante il convegno è magari che ci sia una partecipazione dal basso per la costruzione del piano strategico, che ci sia anche una convocazione, un'autoconvocazione da parte di tutti coloro che poi vengono in gran numero per partecipare alla costruzione del piano strategico. Qui non solo un appello al sindaco metropolitano affinché approvi lo start-up del piano strategico, ma anche un appello a tutte le forze sociali, imprenditoriali, cittadine, associative per partecipare e costruire insieme un grande piano strategico.